Sfrecciamo per le strade con l'auto bianca. Arriviamo a casa di un uomo di 76 anni, portatore di PEG per disfagia totale, ossigenoterapia a bassi flussi sulle 24 ore. A casa sono presenti la moglie e la badante. I parenti ci segnalano che la sera prima hanno chiamato il 118 a seguito di un episodio di tosse secretiva, un calo della saturazione fino al 78%. Su richiesta dei familiari non è avvenuto il ricovero. Temono che ricoverare il familiare in medicina non faccia altro che peggiorare le sue condizioni. Scopo della nostra visita è rinnovare la medicazione della PEG. Troviamo il paziente disteso, responsivo agli stimoli ma poco lucido. Nega algie, ma l'eloquio è molto impastato. Gli occhialini sono in posizione e l'erogatore di ossigeno in funzione. Applico il pulsossimetro. La saturazione è bassa. Il polso è alto, niente febbre. L'uomo soffre di tosse produttiva. La moglie è addestrata e capace all'utilizzo dell'aspiratore. Segnala di aver aspirato ingenti quantità di muco la mattina stessa. Rinnoviamo la medicazione della PEG. La saturazione scende. Mi assicuro della pervietà degli occhialini da cui effettivamente esce l'ossigeno. Questo non esclude una perdita a livello dei raccordi. La moglie riferisce che i valori erano nella norma fino a poche ore prima del nostro arrivo e sono scesi repentinamente. Proviamo a cambiare dito, ma il pulsossimetro continua a rilevare gli stessi valori. Nel verbale di un'antecedente visita domiciliare leggo i parametri abituali dell'utente. La situazione mi ricorda un altro caso avvenuto in un tirocinio in medicina anni prima. Un paziente di cui avevo registrato un rapido calo della saturazione era di lì a poco deceduto. La saturazione cala ulteriormente. È sempre più evidente, è necessario un immediato intervento. L'uomo emana un colpo di tosse umida. Del muco sta ostruendo le vie aeree. La tutor le libera con l'aspiratore, ma la saturazione non migliora. L'ossigeno è aumentato a 4 litri al minuto. La figlia esprime la preferenza di non chiamare di nuovo il 118 per evitare il temuto ricovero. La tutor chiama al loro medico di base, che però non risponde. Percepisco che l'intera portata decisionale e il carico emotivo familiare sono puntati sulla mia tutor, ago della bilancia nella gestione dell'emergenza. Non c'è altra scelta che far intervenire i soccorritori. La tutor chiama al 118. La saturazione adesso è... Gli operatori intervengono con un'ulteriore aspirazione e un aerosol di clenile broncovaleas. Finalmente la saturazione sale, fino a ritornare a valori di normalità. Lasciamo la casa dell'assistito per continuare il giro. Due giorni dopo, leggo il verbale del pronto soccorso. Wow! Essere operatore territoriale richiede la capacità di essere punto di riferimento in repentine ed imprevedibili situazioni di emergenza, guidando i caregiver in decisioni assistenziali di grande impatto, facendosi carico anche dell'emotività dei presenti. In descrizione ti ho messo l'oggetto che ha permesso alla mia tutor di rendersi conto che la situazione stava degenerando, ma soprattutto di comprendere immediatamente qual era il problema e quindi anche come comportarsi. Credimi, comprarlo vale davvero la pena, perché costa poco ma può fare davvero la differenza e l'ho visto con i miei occhi. Sono capitate anche a te situazioni di urgenza e emergenza in tirocinio? Ti va di raccontarmele su Direct oppure su Messenger? Magari anche con dei messaggi audio. Potremmo fare un video con la tua esperienza, proprio come questo che hai guardato adesso. Ricordati solo di non dare nomi completi, di non fornire alcun tipo di indicazione geografica o altri dati che possano essere riconducibili a situazioni o a persone esistenti. Qui a sinistra ti ho messo qualche video per continuare a guardare.